Ciao a tutti, sfidando il caldo, sfidando l'afa, mi sono messa a registrare il video con la ring light, senza altre luci, con un minimo di ventilatore perché sennò muoio. Avevo anche le luci dietro ma non so dove sono. Sono completamente struccata in tutta la mia naturalità. Comunque volevo far vedere cosa ho comprato ultimamente. Lo so, faccio molti video haul, ma ci sono cosine a poco prezzo che ho. Mi sono messo anche i capelli mezzi decenti in su per non fare la figura della sciattona. T-shirt della Fruit, molto comunque. Acquisto di oggi a 1,29 euro questa ciotolina da cucina fucsia, perché mi hanno rotto il piattino della bilancia per usare la pasta lì, e sono andata a prendere. Poi non l'ho preso, ma qui faccio anche i prezzi, fantastico. Allora, mi hanno preso a 5,90 euro la collanina, quelle catenine normali con il nome, se riesco ve la prendo, però che abbiamo trovato il Mondo Risparmio, ha i braccialetti, tutte bigiotteria senza nickel, cobalto e cromo. Se vi può interessare, se anche da voi c'è un Mondo Risparmio. Comunque la catenina è questa, carina, con il nome, arriva più o meno così, è un piuttosto corta, 5,90 euro. Sempre oggi ho preso questo bracciottino carino che andava l'anno scorso, però li aveva, viola con tutti questi charms molto carini bronzati, a 3,50 euro, però è un po' più strettino di quello che ho io. Poi, sempre dal Mondo Risparmio, la mia mamma mi ha preso questa teglia casseruola, anche un manichino che non ha senso con un manico solo, questa qui, che è PFOA free. PFOA free vuol dire che non c'è presenza di nickel, quindi la posso usare anch'io. La carta! Allora, casseruola conica platinum, credo. Casseruola? Sei una casseruola? Penso di sì. 26, questo con te. Sì, c'è scritto anche Frenic, che scema. C'è anche scritto. Ecco. 4,99 euro questo bella casserolona. 4,99 euro. Poi mi ha preso un coperchio che uno abbiamo distrutto. Tra io e mio papà facciamo fuori un sacco di roba. Il coperchio è venuto 3,90 euro. Che bel coperchio, sempre senza nickel, anche questo? Spero di sì. Non lo so. Poi, sempre da Mondo Risparmio, mi ha preso casseruola. No, ecco. Quella è tortiera, credo. Credo sia tortiera 9,50 euro. Casseruola ce n'è due. Casseruola 11,99 euro questa. Io sì, l'ho sempre chiamata pinza, però. Loro li chiamano casseruole e c'è sempre free nickel. Che è una cosa abbastanza strana perché non le vedo spesso, cioè non tutti li hanno senza nickel. Quindi chi come me è allergico a delle pentole
Mi ha preso anche il pentolino da latte. Non ho tanto latte perché io vado matta per il caffè latte. E quello che ho tra me e mio papà l'abbiamo distrutto, ho staccato il manico, tutto sgarbellato. Questo l'ha pagato 4,99. Questo da 4,99, 9,50 e sì, 4,99, 9,50 e 1,99. Comunque molto meno che comprare da negozi normali, cioè negozi specialistici. Poi io comparo da Mondo Risparmio queste scarpettine qui, che sono quelle che sono molto elastiche, sono un po' spacchino, ve le faccio vedere, ce le ho così, sono lacetti, ma il lacetto sono morbidissime, e poi sono il mio tanto. Queste le pagate neanche 12 euro, 11 euro qualcosa. Poi, da Mondo Risparmio, dovrei aver finito. Ah, eccolo qua, c'è anche la scatola. 11 euro e 83. Sì, vedete anche il mio numero che è il 40. Sì, ho un piedone. Poi, da Ipresop, in momenti diversi, questo sapone qui della Omia, non sapone eco biologico, mani e viso. Io l'avevo comprato, mi sono tantissimo, l'ho finito, non l'ho più trovato, l'ho ritrovato, me lo sono preso, che è fantastico anche per struccare il viso, è un boccione così, meno di 3 euro. Quindi, di cosa stiamo parlando? Poi dai Presop, questo a 3,48 ho preso questa crema mani dell'equilibrio alla linea aloe, mi piace tantissimo. Crema mani e unghie, voglio provare, proverò e farò sapere. Poi ho ripreso 7,48 gambe leggere gel, perché il primo che avevo comprato l'ho finito, è veramente ottimo, stesso filo di gambe pesanti, di tensione idrica, vuoi capillari in vista, gambe gonfie, questo è ottimo, non appiccica, si asciuga subito, è fantastico. Per 7,48 compratelo. A 9,48, perché l'ho comprato oggi, me ne ricordo, ho preso questo Aloe Cryo Gel, questa signorina che ci fa pentire di aver comprato questa cosa, perché vedete come magretta e snella. Mio fidanzato, ci hanno messo una mora, vedi, ci hanno messo una mora, che ci metto a fare i biondi, vedi, ci metto le more, vabbè. Ah, 9,48 Aloe Cryo Gel cellulite con caffeina, carnitina, centella e mirtillo. Contro i simili della cellulite, migliora il rispetto della pelle, a goccia d'arancia, tonifica la pelle e anche drenante. Se vi può servire, 9,48. Poi l'equilibrio è sempre sì, certificato PEFC. Sì. Senza parabeni, senza petrolati, decadente profumata, senza allergeni. Quindi, se avete qualche problemino, è una linea abbastanza low cost, fa anche la linea viso, non l'ho mai provata, vorrei provare, appena finirò la dell'idea. Io poi dovrei fare un video sulle linee che ho finito e parlarne, infatti penso che lo farò. Se riesco lo faccio anche adesso, dopo questo video. Comunque 9,48 da Ipresop, con una ventina di euro più o meno per tre prodotti. Poi vediamo se c'è qualcos'altro. Ho preso dei cinesini queste penne, sempre da Mondo Risparmio, 7 penne, 1,20 euro. Poi è fornitissimo, c'è di tutto questo Mondo Risparmio.
sacchetti della spazzatura a 99 centesimi, se possono interessare. Poi qui c'è un po' di roba sparsa. Ci sono cose che devo, mi sono ricomessa di utilizzare, ve le faccio vedere brevemente. Comunque l'haul è finito, faccio vedere queste cosine che dovrò utilizzare. Non so se vi ricordate il mio ordine di minerali liberi, praticamente quasi tutte vitamine e conservanti sono scaduti, quindi ho buttato via 3-4 cose. Devo utilizzare l'argilla bianca, il caolino, devo prendere minerali liberi, sì, mineraliberi.it, caolino che mi è piaciuto tantissimo per fare le maschere e per fare la cipria, talco cosmetico uguale, mi è piaciuto tantissimo per la cipria, la uso anche tuttora, c'è il video della mia cipria per te. Poi, visto che volevo un idratante per il corpo, ho tre barattoloni, due di burro di karité e uno di burro di cacao, con cui ho fatto anche il burro di cacao fai da te, che mi è piaciuto tantissimo, ne ho fatti tanti per tutta la famiglia. C'è il video del mio canale di come farlo. Poi cosa c'è qua? La cera di carnauba, sempre per fare il burro di cacao che vi voglio rifare. Poi sapone di Marsiglia che voglio riutilizzare, ho comprato per fare DIY e non l'ho più usato. Cucchiaini di plastica che io, come sapete, uso da 2 anni più o meno, sì, sono 2 anni, posate di plastica perché sono senza nickel. E già. Poi cera d'api bianca, sembra per fare il burro cacao, addirittura per fare i rossetti. Volevo provare a fare il burro cacao come aveva fatto Carità Dolce, quelli colorati. Poi volevo utilizzare questi qui, che sono l'aroma rum, limone e mandorla, per fare qualcosina da mangiare. Poi i contenitori presi su eBay per fare il burro cacao, ovviamente viola. Poi contenitori, sempre contenitori per metterci tutte le miche, tutte queste miche qui. E contenitori sparsi, basta, non ce ne altre. Bene, sono riuscita a fare il video, non sembro una pazza, la voce mi piace, si sente poco anche il ventilatore. Io vi dico che se vi è piaciuto il video mettete un bel like per lo sforzo, lasciate un commentino su quello che usate come creme, come linea viso, a me mi interessa molto, sono cose che mi piacciono. Iscrivetevi al canale perché è gratuito, io non vi romperò le scatole. E niente, io vi saluto e vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!